Sento Gioffrey, pensavi di cavartela così, vieni un attimo, porta il tuo contributo, 3 minuti ti assegno, dopodiché ci ti leggo il microfono, perché poi chiudiamo in bellezza con due, con due intermezzi. Con me abbiamo ormai un rapporto, voglio soltanto dire qua ai presenti come ho conosciuto lui. Io l'ho conosciuto nel 98, all'inizio proprio della sua e della mia avventura. Era assessore alla cultura della Grigio Greggio, e fuori dalla mia stanza per un'ora c'era uno là seduto che non avevo mai capito chi fosse, se era uno che stava lì a cercare così oppure, e poi chiese, dice, volete entrare, forse vuole parlare, dice, vuole parlare, e lui entrò e mi chiese, io gli dissi, poi l'ho conosciuto subito che già era lui, si era impegnato perché giorni prima erano arrivati dei curdi qui. E lui disse, senti, aspetta, prima di parlare stabiliamo una cosa, io con quelle di destra non parlo, io di destra, dice, io, come? Io di... E allora mi raccontò questa triste storia dei curdi, mettiamo a disposizione come provincia, perché non le province facevano quel lavoro, quello che potevamo, poi mi disse, ma tu come sei arrivato qui stamattina? Dice, a passaggi da Riace, a passaggi. E non avevo mangiato, mi ricordo. Ecco, questa passione, poi siamo andati fuori, siamo andati in giro, di lì iniziava il nostro rapporto. Questa passione che non abbandona chi è padrone di un'ideologia che nessuno, se non quando ci metteranno sopra dentro una barra e ci chiuderanno, potrà perdere. E lui viene condannato per un reato di umanità. Lui lo dice, io forse dice qualcosa, oppure. Eppure. Quando io sono arrivato commissario del nostro Reggio Calabria, c'era da 10 anni si rubava in un modo in cui tutto era lecito rubare. E c'era l'ASP del Reggio Calabria che dal 2013 non ha bilancio, perché il bilancio è stato bocciato in quanto falso. Lillo Lucano viene portato al processo perché ha dato a questo popolo, a questa città, a questa Calabria una speranza. E per dire che noi non siamo animali, e quelle persone che sono buttate nella spiaggia, che accutro e ghiaccio, ci sono delle foto terribili, che ricordano, vi ricordate le battaglie che gli antichi ci descrivevano nelle morti in mare, quando dopo giorni comparivano decine e decine di soldati morti? Quella è l'immagine che c'è lì, e abbiamo un governo fascista che manda armi in tutti i posti, ci abbiamo un esercito che sta massacrando i palestinesi, e noi ancora siamo sempre per la parte del giusto. Ecco perché con lui ci vediamo sempre, noi con lui abbiamo un rapporto intimo e privato, non pubblico, perché solo la sua sofferenza, come è stata la mia quando la commissaria ha denunciato, ho tirato fuori, mi sono messo a tirare fuori il bilancio che tiene la Calabria inchiodata dentro il piano di rientro, l'universalità, dare, già siamo dentro l'autonomia differenziata, che noi abbiamo 330 milioni di euro alla regione del nord per farci curare, quindi loro si mantengono il loro bilancio, e noi non abbiamo sanità. E dicevo, come sono dopo 5 anni, chi doveva questi partiti, movimenti che nascono sulle strade e conquistano il mondo sull'ignoranza, mi hanno trascinato dentro un processo, Lillo. E quando tu soffrivi, io, però come te, io gridavo sempre, me ne sono fregato del processo, tanto meno che alla fine poi dopo 3 anni mi hanno assolto per non aver completamente, se ero io che avevo indicato quella cosa, com'era possibile? Eppure questa è la nostra storia.